Allora, nikigiusino.it, mi trovo con Gabriele Paolini, non ti distrarre dalla guida, no, che sta guidando, e siamo a due passi dal Quirinale. Un saluto a voi numerosissimi nichi, io mi complimento con te perché ormai in quello tu sei, io sono maestro dell'inquinamento TV, ma tu sei maestro di YouTube perché in poco tempo sei diventato molto forte, ma lo immaginavo perché tu hai questa abilità di riuscire a capire l'importanza di internet. Adesso facciamo una brevissima sosta, una colazione nel circolo ufficiale più importante militare qui a Roma, se speriamo di trovare un posticino, e volevo offrirti una colazione, come si deve. E proprio ieri al circolo ufficiale militare, l'altro ieri è successo un fatto molto grave, cioè mentre mangiavo con le mie sorelle, come al solito, è preciso che io la mia famiglia l'amo, perché tu prima hai detto una cosa importante: con la famiglia non si dovrebbe arrivare a fare delle guerre. Intanto lo dico agli amici, tu sei venuto apposta e ti sei alzato alle 5 del mattino dalla parte opposta di Roma per venire qua. Io sono in macchina, ragazzi, ho dormito nella tendopoli in piazza Tiburtina insieme agli immigrati stanotte, non avevo soldi con me. Oggi insomma, ho recuperato qualcosina grazie anche a Federico De Vincenzo, che è il mio manager, che mi ha reso la disponibilità, insomma, per poter vivere queste giornate da barbone. Io ho deciso di clochard, diciamo così. No, barbone. In mezzo alla mia famiglia, che sono gli immigrati, che sono i nomadi, gli zingari, cito per tutti Rebecca, che è una donna, una ragazza bosniaca che ho conosciuto. E io amo le mie sorelle, ma le mie sorelle devono capire che non possono continuare a giudicarmi. Io sono strano, ho i miei vizi, ho le mie fragilità. E mia sorella dice: tu raccanti di mondezza, raccatti di mondezza, ma lo fai per andare sui giornali? Io ce l'ho qua. Lo fai per andare sui giornali o lo fai perché ci credi? No, io lo faccio perché ci credo, perché se io vedo una bottiglietta per terra la raccolgo, non mi costa niente, Niki. Invece mia sorella biologa, Rossella Paolini, si vergogna del fatto che io faccio questo per andare sui giornali. Tu sei consapevole che io lo faccio anche di notte? Senza fotografi, senza televisione. Mentre Silvia, sociologa Paolini, l'ho querelata ieri per ingiuria e diffamazione, perché durante un litigio a Porta di Roma una ragazza si è avvicinata mentre prendevamo un caffè e ha detto: Paolini, tu dovresti essere ammazzato. Io ho alzato la voce, certo, mi sono detto: che vergogna, non alzare la voce, Gabriele, ti prego, non fare il tuo show. Io l'ho alzata, lei se n'è andata. Niki, italiani, oggi c'è Niki qui vicino a me. E gli immigrati ieri sì. Vogliamo finire facendo vedere anche, perché la notizia, tu sei sulla magari non facciamo vedere le vie di tua sorella. No. Facciamo vedere solo la denuncia. Ecco la denuncia, carabinieri. Questa è un'esclusiva assoluta che ti mostro. Sei il primo a saperlo, che fra poco sarà anche sui giornali online. Carabinieri, ringraziamo anche il comandante della stazione dei Carabinieri Talenti e il maresciallo Flora Guerriero, che ieri ha avuto un momento di commozione. Niki, ti voglio bene, sei un grande. Grazie. Sei un grande. Vabbè, nikigiusino.it, Gabriele Paolini, che è diventato clochard in qualche maniera. Barbone, sì. E lo diventerò anche stasera, vado là. Chi vuole venirmi a dare un caffè, sono là. C'ho soldi. Ma i soldi non esistono. Bene!